100 km del Passatore, una delle ultramaratone più iconiche, famosa in tutto il mondo. Oggi un video diverso dal solito, un po' più lungo, dove cercherò di farvi una guida, di darvi dei consigli proprio su come affrontare questo sabato la 100 del Passatore. Partiamo dal percorso, si parte alle 15 di sabato pomeriggio a Firenze e si arriva a Faenza. In questo viaggio, in questo percorso, non a circuito ovviamente, dove si hanno due salite importanti. Partiamo in piazza Firenze. Dopo 5 km abbastanza lineari inizia subito l'ascesa verso Vetta le Croci. Questa salita dal 5° al 16° chilometro ci porta da 65 metri di altezza fino a 518 e non è da sottovalutare. Poi abbiamo una discesa, prima più ripida, poi un po' più dolce, verso Borgo San Lorenzo e al 32° imbocchiamo la salita della Colla. Dal 32° al 39° un po' meno impegnativa, dal 39° al 48° abbastanza impegnativa. Ci porterà al passo della Colla fino a 913 metri di altitudine. Qui vedremo il cartello. Faenza 52, inizierà una discesa impicchiata fino al 56°, discesa più dolce fino al 61° e poi l'ultima vera discesa dal 61 fino al 70°. Qui ovviamente abbiamo passato Marradi e arriviamo nell'ultimo tratto, gli ultimi 30 km che ci portano a Faenza, dove dobbiamo essere ancora abbastanza in forma, ma qui ci arriviamo. Come dicevo, rispetto a 100 km normali, il passatore è tutta un'altra cosa. Abbiamo queste due salite, ma soprattutto le due discese, che possono mettere in crisi, essendo un movimento eccentrico, la nostra muscolatura. E una volta finita la discesa, rischiamo veramente di andare in crisi e di non riuscire a fare la parte successiva. Il mio consiglio è quello inizialmente di tenersi, o comunque nella prima metà di questa gara, di tenersi ovviamente. Poi dipende molto dal tipo d'atleta, in quanto pensiamo di finirla, ma adesso ci arriveremo. Quindi il mio consiglio è partire abbastanza calmi, non sottovalutare Vetta le Croci e non sottovalutare la discesa fino a Borgo San Lorenzo. La Colla ovviamente è da gestire perché è una salita impegnativa, ma anche i chilometri di discesa successiva sono da gestire. Dobbiamo arrivare alla Colla, diciamo, apparentemente bene, perché comunque ci aspetta la seconda metà di gara, che sì, è vero, in discesa, faremo il negative split, ovviamente la prima parte in salita, la seconda in discesa, però se non ci gestiamo bene rischiamo di accusare pesantemente gli ultimi 30-40 km. In questa gara è importantissimo l'allenamento, ovviamente la preparazione, ma sono sicuro che siete arrivati tutti perfettamente a posto e preparati a questa 100 km, ma qui è importantissimo la gestione della gara e l'integrazione. Gestione della gara come ritmo, ovviamente se parliamo di corridori veloci, corridori che corrono 7, 8, 9 ore, quindi che la corrono tutta, dobbiamo avere una gestione di corsa, anche nella salita della Colla, nella salita di Vetta le Croci, un po' col freno a mano tirato, dobbiamo cercare di gestirci e di non dare troppa libertà al nostro corpo, soprattutto in discesa. Per le persone invece un po' più lente, quindi che corrono e camminano, io consiglio soprattutto le salite di camminarle, quindi di gestire la salita camminando per poi riuscire a finire la propria 100 km magari in 15, 16, 17 ore. Quindi il percorso è difficile e tosto, bisogna tenersi nella prima parte. Alimentazione e integrazione. È importante, come tutte le gare, ancora di più qui, arrivare con i serbatoi pieni e lo stomaco vuoto. Quindi evitare le fibre, evitare le cose integrali, mangiare pulito, mangiare più carboidrati, bere, idratarsi. Il giorno della gara, essendo la partenza alle 3 di pomeriggio, io consiglio una colazione normale, un po' più abbondante del solito. Un pranzo magari con riso, una piccola quantità di proteine, pollo, pesce, comunque la prevalenza dei carboidrati. E poi è importantissima l'integrazione in gara, ovviamente. Per un corridore fino alle 9 ore, quindi che la corre, come dicevo, io eviterei i solidi, io utilizzerei dei gel. Come sappiamo vanno provati in allenamento, la grammatura, i grammi di carboidrati vanno dai 40 ai 60, 70 ora in base alla fisiologia, in base alla persona, in base alle prove che abbiamo fatto. Ci si può aiutare anche con delle caramelline, con degli aceti gommosi come ho fatto il video, ma adesso molte aziende di integratori hanno fatto proprio delle caramelle che danno una consistenza diversa, un appagamento diverso. Alcune persone usano anche la frutta secca, ma se corriamo la gara io consiglio di evitare i solidi. Se invece siamo un po' più lenti, corriamo e camminiamo questa 100 km, l'obiettivo è arrivare alla fine, possiamo anche pensare di usare delle barrette, di usare i ristori della gara o comunque di usare dei prodotti solidi che ci possono aiutare. È molto importante anche idratarsi, non scordiamocelo, dopo qui dipende molto anche dalla temperatura della gara, alcune volte è stato molto caldo, alcune volte meno caldo, comunque è importante l'integrazione ma anche l'idratazione.
È importante anche la mente, ovviamente, in una gara così lunga. Noi sappiamo che può venirci una crisi, quindi se per caso abbiamo una crisi, cerchiamo di porci dei micro step intermedi, quindi non pensare alla fine della gara, ma porci uno step dopo 2-3 km, superiamo questa crisi e vedrete che dopo tornerà tutto a posto. Come abbigliamento, noi partiamo da Firenze, che di solito è caldo, quindi assolutamente la partenza canotta e pantaloncini, poi abbiamo la possibilità di un cambio alla colla e comunque tante persone hanno l'assistenza, quindi organizziamoci con delle maglie, diciamo, tecniche. L'importante è lasciare la pelle asciutta e buttare il sudore fuori. Quelli che correranno forte incontreranno sicuramente dopo la colla il buio, l'imbrunire. Le persone un po' più lente magari le incontreranno anche alla colla, che di solito è molto freddo, è all'ombra, e quindi magari possiamo cambiarci la maglia, metterci una maglia a maniche corte o comunque tecnica anche in quel momento lì. Comunque organizziamoci per un cambio per la seconda parte, quando le temperature si abbassano, ovviamente, perché arriva la notte. Ci può essere utile un cappellino per il sole, per la pioggia, insomma organizziamoci con l'abbigliamento tecnico corretto per avere sempre la pelle asciutta, ma assolutamente per essere poco pesanti. Le scarpe assolutamente sono importanti, dobbiamo utilizzare delle scarpe che abbiamo già provato, non facciamo esperimenti, possono essere più o meno ammortizzanti, più o meno veloci, insomma deve essere una scarpa con cui noi abbiamo confidenza, abbiamo già percorso tanti chilometri e secondo me per ottenere la migliore prestazione deve essere una scarpa che abbiamo già utilizzato, ma deve essere nuova. Magari la scarpa che abbiamo utilizzato per i nostri lunghi, per i nostri allenamenti veloci, ma comprata nuova e percorsi 50-100 km al massimo. Il discorso del cambio scarpe io personalmente lo eviterei, a meno che non ci sono condizioni particolari di pioggia, di inzuppamento delle scarpe, io eviterei il cambio scarpe, perché comunque dopo 50 km il piede si è impostato e io manterrei quelle scarpe lì. Quindi abbiamo parlato del percorso, abbiamo parlato dell'integrazione, abbiamo parlato della strategia di gara, abbiamo parlato dell'abbigliamento. Ora vi faccio un grosso in bocca al lupo, buona fortuna, state tranquilli, è un viaggio bellissimo, è una gara famosa in tutto il mondo, secondo me forse la più iconica dell'ultramaratone. Non dovete guardare il tempo in questa gara, ma pensare solo al viaggio che farete. Ci vediamo sabato alle 15 in Piazza Firenze.